Il leggero calo la bolletta del gas per la famiglia del mercato tutelato. La tariffa, comunica l'ARERA, segna meno 2,1% rispetto a giugno. Da agosto 2022 a luglio 2023 la spesa si riduce del 10,7% a 1.484 euro circa a nucleo familiare al lordo delle imposte rispetto ai 12 mesi compresi fra agosto 2021 e luglio 2022. Anche per i consumi di luglio, ricorda l'autorità, per il gas è confermata la riduzione dell'IVA al 5% e l'azzeramento degli oneri generali di sistema. Il prezzo di riferimento di luglio è pari a 88,46 centesimi di euro per metro cubo. Per Assoutenti il calo delle tariffe del gas è una buona notizia, ma gli effetti sulle tasche delle famiglie saranno minimi. Con i nuovi prezzi di luglio decisi da ARERA, la bolletta media annua scende, nell'ipotesi di tariffe costanti, a quota 1.239 euro a nucleo, con un risparmio di circa 26,5 euro a famiglia su base annua. Un risparmio tuttavia solo sulla carta, considerato che l'80% dei consumi domestici di gas si registra nei mesi invernali, mentre nei mesi estivi la domanda delle famiglie crolla. Nel 2022 le compravendite immobiliari superano quota 1 milione e crescono del 2,7% sul 2021, lo rileva l'Istat. Sono i primi due trimestri a trainare l'espansione, mentre gli ultimi due, al contrario, segnano un calo rispettivamente dell'1 e del 3%. La crescita annuale interessa sia il settore abitativo sia quello economico. Le isole, il sud e il centro sospingono l'abitativo. Il nord-est è l'unica area geografica che segna valori in diminuzione in entrambi i settori. I mutui, i finanziamenti e le altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare calano del 5,6%. La riduzione annuale è condizionata prevalentemente dalla contrazione registrata nel terzo trimestre e soprattutto nel quarto e riguarda tutto il territorio nazionale con flessioni più forti nel nord-est e nel centro. Nel quarto trimestre, rileva l'Istat, nell'indagine su compravendite immobiliari e mutui, si registra un calo del 17,2% sullo stesso periodo del 2021 con 96.248 mutui, finanziamenti e altre obbligazioni con costituzione di ipoteca immobiliare. Cresce la produzione di parmigiano reggiano DOP ottenuto in montagna. Nel 2022 è stata pari a 846.000 forme, con un aumento del 10,5% rispetto al 2016. In crescita del 14% anche la produzione di latte, con oltre 404.000 tonnellate. I dati sono stati forniti dal consorzio a Casina, in provincia di Reggio Emilia. Nel 2022 più del 21% della produzione totale di parmigiano si è concentrata negli 81 caseifici di montagna, sparsi tra le province di Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, che impiegano oltre 900 allevatori. Il presidente Nicola Bertinelli. Il grandissimo valore legato al ruolo che l'attività produttiva, grazie al parmigiano reggiano, si ha in queste terre. Se non ci fosse il parmigiano reggiano, queste terre non verrebbero coltivate, non ci sarebbe l'allevamento, non ci sarebbe neanche la comunità. Quelle aree sarebbero quelle aree interne dell'Italia completamente abbandonate. Il parmigiano reggiano prodotto in montagna è un prodotto lanciato dal consorzio nel 2016 per dare maggiore sostenibilità allo sviluppo delle zone interessate alla produzione e offrire ai consumatori garanzie aggiuntive su origine e qualità del formaggio. Guglielmo Garagnani, vicepresidente del consorzio. L'obiettivo del consorzio è quello di riuscire a far riconoscere al mercato un prezzo, un valore chiaramente più alto al parmigiano di montagna perché ha caratteristiche intrinseche diverse da quello di pianura e dagli altri parmigiani reggiani. Affrontare il cambiamento climatico richiede una trasformazione del mercato del lavoro globale, sia in termini di mansioni svolte che di competenze richieste. Nonostante l'aumento dei segnali d'allarme e delle preoccupazioni per l'urgente necessità di frenare il cambiamento climatico, attualmente la forza lavoro globale non dispone delle competenze necessarie per guidare la transizione della green economy e soprattutto, nonostante la crescente richiesta di talenti green, l'offerta di professionisti con competenze legate alla sostenibilità è ancora inferiore alla domanda.
In tutto il mondo solo un lavoratore su 8 possiede una o più competenze green.